Ficana è un quartiere nato intorno alla metà dell'Ottocento. È costituito da circa 50 piccole case addossate le une alle altre, intervallate da slarghi e stradine. Tutto è ancora come allora. Allora ci abitavano i contadini, i casanolanti, che non avendo più di che vivere in campagna, per andare avanti si arrangiavano con mille mestieri. Nonostante la miseria, era un posto vivo, pieno di gente, di bambini, di storie. Ma il tempo passa, le case si svuotano. La gente cerca abitazioni più moderne, più adeguate. Sì, perché le costruzioni di Ficana sono atterrati, case fatte solo di terra cruda che viene lavorata in massi grandi come pagnotte e poi ammucchiata in modo da realizzare dei muri. Si decide di demolire gli atterrati e costruire al loro posto palazzi moderni. Ne vengono buttati giù 3 per far posto a un condominio. Sembra la fine. Poi la rinascita attraverso la cultura. Di Ficana si riscopre il valore storico. Lo riconosce lo Stato, il quartiere viene vincolato e tutelato come tra i più importanti beni artistici d'Italia. Le case di terra non sono più qualcosa di cui vergognarsi, ma diventano esempi per l'edilizia del futuro. Si effettua un restauro, è l'occasione per riutilizzare e rivitalizzare la tecnologia della terra cruda. Il quartiere rinasce, la gente torna a viverci scoprendo come gli atterrati possano ancora rispondere in modo soddisfacente alle odierne necessità dell'abitare. Infine l'ecomuseo. Il museo della gente e delle tradizioni. Un luogo in cui, grazie alla collaborazione delle persone che lo abitano e di giovani volontari italiani ed europei, ci si prende cura del patrimonio storico, artistico, naturalistico dell'ambiente e si tramanda il modo di vivere locale.